Ero ancora in servizio nella polizia di New York allora. Manhattan, distretto di Midtown Nord, Hell's Kitchen. Quando è che ti deciderai a lavorare per me, Detective Payne? Chissà in quale girone dell'inferno mi ritroverei. Mi spiace, Alex. La mia famiglia viene prima. Vedi? La mia ultima sigaretta. Non fa bene alla vita. Ecco il mio vecchio Max, cuore da Boy Scout. Ci vediamo, Alex. Giochi sempre a poker il giovedì sera, vero? Mi piace rubare le caramelle ai bambini. La vita mi sorrideva. Il sole al tramonto di una sera d'estate, l'odore dell'erba appena tagliata, le risate dei bambini che giocano, una casettina nel New Jersey al di là del fiume, una bella moglie e una bimba incantevole. Il sogno americano divenuto realtà. Tesoro, sono tornato. I sogni però possono trasformarsi in incubo senza il minimo preavviso. Il sole aveva concluso il suo cammino mentre l'oscurità si faceva spazio nel cielo come in un tetro presagio. Lo spettacolo non mi piacque fin dall'inizio, anche se mi avevano dato un posto in prima fila. Qualcosa di sinistro e orribile era stato dipinto sul muro. Una siringa, un emblema impregnato di significati diabolici. Aiuto, qualcuno è entrato in casa mia. Chiamate la polizia. Sto parlando con casa Payne. Sì, qualcuno si è infiltrato in casa mia. Sono ancora qui, dovete aiutarmi. Mi spiacente, non posso esserle utile. Ma chi parla? Pronto? Tutto ciò era successo 3 anni fa, la mia vita distrutta nel giro di un minuto. Gli assassini erano strafatti di una nuova e potentissima droga sintetica di nome Valkyria. Dopo il funerale dissi ad Alex che avrei accettato il trasferimento alla DEA. Ci vollero 3 anni prima di trovare una pista per il caso Valkyria. Finalmente un informatore ci disse che Jack Lupino, un malavitoso affiliato al clan dei Pulcinello, era a capo dell'operazione. E fu così che mi ritrovai infiltrato in una delle peggiori famiglie mafiose di New York. Fuori, la città sembrava un mostro crudele avvolto da una gelida oscurità. Stavo cercando di risalire dai pesci più piccoli fino alla cima, a chi gestiva il giro della droga. Alex e BB erano i miei unici contatti alla DEA, i soli al corrente della mia missione. Parla BB! Abbiamo scoperto qualcosa su Jack Lupino. Devi incontrarti subito con Alex alla stazione di Roscoe Street. Non avevo più visto Alex da quando lavoravo sotto copertura. Infuriava una vera tempesta di neve. Piovevano proiettili di ghiaccio come se il cielo volesse vendicarsi della terra. Tutti cercavano un riparo come se non ci fosse più un domani. Non che la situazione in metropolitana fosse migliore. Provai una sensazione strana, come un improvviso montante in piena faccia. C'era qualcosa che non andava. La mia beretta si agitava sotto l'impermeabile, ma le porte del treno si erano già chiuse alle mie spalle. Troppo tardi per scendere. Prossima fermata, stazione di Roscoe Street e Alex. La porta arrugginita conduceva a una zona abbandonata, chiusa fin dagli anni 40. Qualcosa di grosso stava accadendo a Roscoe Street. Forse per questo Alex mi voleva incontrare qui. O forse no. In un modo o nell'altro, dovevo scoprirlo. Dal vivo, direttamente dalla scena del crimine. Chi parla? Posso saperlo anch'io? Vice procuratore Jim Bravura della polizia di New York. Dovete interrompere ogni attività criminale e arrendervi immediatamente. Certamente, Jim. Ne ho parlato ai ragazzi. Siamo tutti molto dispiaciuti. Non lo rifaremo più. Che diavolo sei? Trovarsi invischiato in una rapina in banca non avrebbe certo giovato la mia reputazione. E così i rapinatori cercavano i certificati azionari della Asia Corporation, del cui recente successo commerciale si era occupata ogni trasmissione e rivista del paese. Alex era l'unico supporto che avevo da 3 anni. A quel punto ero rimasto completamente solo. Doveva aver scoperto qualcosa di grosso. E a Jack Lupino la cosa non era andata a genio. Lupino gestiva il suo giro di sesso, droga ed estorsioni da uno squallido hotel di un quartiere malfamato. Gli sbirri stavano venendo a cercarmi. Potevo sentire il lamento delle loro sirene sempre più vicino. Lupino pensava di potermi incastrare facendomi incolpare della morte di Alex. Di sicuro aveva tutta la mia attenzione. Decisi di entrare nell'hotel.
un edificio decrepito e incrostato, frequentato da delinquenti di strada e prostitute dall'aria stanca. Adottai il mio celebre ingresso alla Bogart, senza guardare in faccia nessuno. Alla reception c'erano un paio di avanzi di galera, con uno sguardo assassino. Il fratello finito. Signore e signori, il dolore è fatto persona. Il massimo del dolore. Mi fate morire voi due. Le inventate da soli o avete un suggeritore ufficiale di stronzate? Lasciate perdere. Era una domanda retorica. Ho qualcosa per il grande boss. Lupino in casa. Dipende da chi lo cerca. Un amico oppure un fottuto doppio giochista. Non rispondere. È una di quelle inutili domande retoriche. Lupino non è qui, ma vorrebbe dirti addio. Lupino non era in quell'hotel fatiscente. In compenso mi imbattei nei fratelli finito. La mia copertura era saltata e le porte si chiusero alle mie spalle mentre venivo salutato da una cascata di proiettili. Avevo incontrato Lupino una sola volta, questo perché gran parte del suo racket veniva gestito dal suo fedele braccio destro, Vinny Gognitti. Gognitti era uno schizzato iperteso perennemente sull'orlo di una crisi di nervi. Aveva il cervello per gestire un business di questo tipo, ma gli mancavano le palle e così finiva per scaricare la tensione su Squillo da quattro soldi. Piano V avrà luogo nell'hotel. Le parole esatte di Jack sono state: Vinny, a te gli onori della casa. Rico Muerte sarà anche lui della partita. Se qualcosa andasse storto, siamo tutti morti. Trattate questo tizio con la dovuta attenzione. Qualunque cosa voglia, dategliela. Non facciamo casini o siamo finiti. Il piano V significava una sorveglianza extra, porte sbarrate e un sacco di bifolchi dal grilletto facile. Non avevo visto niente di interessante, ma questo poteva non significare nulla. Rico Muerte era il classico duro spietato. 313. Il finito avevano scribacchiato il numero di stanza di Rico ai margini del foglietto. Nella conferenza di oggi il sindaco ha confermato come la droga Valkyria rappresenti un chiaro pericolo per i cittadini di New York e come il problema debba essere affrontato con la massima urgenza. La crisi Valkyria che sta sconvolgendo la città si aggrava oggi con l'omicidio dell'agente speciale della DEA Alex Balder, freddato con una raffica di colpi a bruciapelo. Il killer è stato identificato come Max Payne. Il cappio si sta stringendo attorno a questo pericoloso criminale in fuga, ormai braccato da mezza polizia di New York. Avevo appena avuto il mio quarto d'ora di notorietà. Non eravamo riusciti in alcun modo a collegare Angelo Puncinello, capofila dell'omonima famiglia, alla droga Valkyria. Tutte le tracce sembravano portare a Jack Lupino. La lettera nella camera portava la firma di Angelo in persona. Era il primo indizio che il gran capo fosse in qualche modo coinvolto. Dopo il gran casino di Chicago dovete ringraziare solo i Puncinello se non marcite ancora in galera. È arrivato il momento di ricambiare. Uno dei nostri ragazzi più fidati ha un problemino con un gorilla che lo bracca da vicino. Dovete fare in modo che non mandi all'aria un affare importante. Era da qualche centinaio di proiettili che avevo smesso di raccogliere prove. Mi ero spinto così oltre il punto di non ritorno da averlo oltrepassato senza nemmeno rendermene conto. Il diario apparteneva a uno squillo di nome Candy Down. Avrebbe fatto arrossire perfino un agente della buon costume. Ho parlato ancora al telefono con la vecchia megera. Le ho inviato l'ultimo video di Alfred il Guercio. Fino a quando me li paga, il vecchio può venire tutti i giorni che vuole. Una bella attività secondaria. Filmava i suoi incontri arte con i clienti più facoltosi per poi rivenderli al miglior offerente. Si sarebbe fatta ammazzare, sempre se non ci avesse pensato prima alla droga Valkyria. Il vecchio ascensore di servizio risuonò nel cuore dell'hotel di Giacomino. Due assassini spietati pronti a uccidersi a vicenda. Entrano in una stanza e, credo, si preparano allo scontro. E invece no. Si siedono davanti alla TV e risolvono la loro divergenza con un videogioco di Kung Fu. Vuoi saperlo, Candy? Ero così deluso e li ho strangolati entrambi con il cavo del joypad. Oh, Rico, tu sì che sei un duro. Lo so, lo so. Rico Muerte, il solito puttaniere. E tu cosa vuoi? Ah, il poliziotto! Muerte cercò la sua pistola. Nel retro della reception c'era un vecchio centralino telefonico che ricordava quelli installati negli anni 50. Non era difficile immaginare qualche vecchio magnaccia con la cuffia mentre sentiva le sue ragazze fingere orgasmi con i clienti al telefono. Ecco il vero cuore pulsante di New York. Al momento però si udiva un tipo decisamente diverso di gemiti. Boss!
Spain! È arrivato e ha iniziato a sparare! Ha ucciso! Mi stai prendendo in giro? È solo uno stupido poliziotto! Smettila di scherzare! Eliminatelo! Quale sarebbe il problema? Ehi, rispondimi! Pronto? Un virus letale era stato rilasciato nel corrotto sistema circolatorio della città. Qualcosa che non avrebbero dimenticato. Si chiamava Max Payne. Voltarsi e svegliarsela, cambiare città. Questa sarebbe stata la cosa più saggia da fare. Ma non fu così intelligente. Il quartiere popolare di Lupino era l'emblema dello squallore. Un negozio di liquori, un banco di pegni, una pidocchiosa lavanderia automatica e via di questo passo. Il come e il perché restavano un mistero, ma sapevano che era un poliziotto. Sapevano che sarei arrivato e non vedevano l'ora di ricoprirmi di piombo. Il covo di Lupino brillava come una stella. L'esplosione della bomba tramutò la neve in oro colato, mentre una colonna di fuoco innalzava i resti di una macchina verso il cielo. Le fiamme si riflettevano sulla carrozzeria di una Mercedes che procedeva lentamente, come se il guidatore non avesse niente di cui aver paura a questo mondo. Riuscii a riconoscere l'uomo armato all'interno della macchina. Era Vladimir, il capobanda della malavita russa, la mosca nella zuppa di Don Pulcinello. L'eco nelle mie orecchie era quello di una guerra fra bande appena scoppiata. Un'altra bomba esplose nella catapecchia accanto. La detonazione, a giudicare dalla feccia che l'abitava, mi lasciò indifferente. I problemi erano altri. Potevano esserci altre bombe, i poliziotti non avrebbero tardato a farsi vivi. La suite di Jack Lupino era all'ultimo piano, o almeno Eli, che si trovava prima dell'esplosione. Tutte le testate parlavano dell'efferato omicidio. L'eco della tempesta si confondeva con le sirene della polizia. Una situazione invidiabile, braccato da chi ti voleva morto e ricercato per un amico che non avevi ucciso. Il telefono nella hall iniziò a suonare. Poteva essere un semplice sballato in cerca di una dose, ma si rivelò qualcuno di ben più misterioso. Sto parlando con il signor Payne. Chi vuole saperlo? Il mio nome è Alfred Walker. Deve muoversi. La polizia sta per arrivare. Dimmi qualcosa che non so. Sanno che si trova lì. Davvero? E tu come lo sai? La contatterò nuovamente. Arrivarono i poliziotti con il loro coro assordante di sirene spiegate. Avevo pochi minuti prima che la squadra della SWAT facesse irruzione nell'edificio, pochi minuti per sparire dalla circolazione. Max Payne! Qui parla il vice procuratore Jim Bravura della polizia di New York. Deponi le armi e vieni fuori con le mani alzate! Tutto iniziava ad avere senso, le bombe e l'apparizione del capobanda russo in persona. Gogniti non si smentiva mai, tante parole, niente fatti. Dopo il nostro attacco, ai russi non sono rimasti che un paio di uomini, che possono anche essere comprati. Non avranno il coraggio di tentare qualche scherzo. E invece i russi di fegato ne avevano da vendere. Una cosa era sicura, a forza di tirarla, prima o poi una corda si spezza. Le bombe avevano fatto saltare le scale che conducevano all'ufficio di Lupino. L'unica strada alternativa era passare dal tetto. La città di New York vive una nuova notte di terrore, con una guerra fra gang rivali che scuote il Bronx. Sembra che Max Payne, ricercato dalla polizia per l'omicidio di un agente della DEA, abbia ingaggiato una controffensiva solitaria contro quelli che prima erano i suoi compagni di lavoro. Fra le altre vittime spiccano i fratelli Joey e Virgilio Finito, affiliati alla famiglia dei Pulcinello, e Enrico Muerte, un latitante sospettato di svariati omicidi nella regione di Chicago. La polizia di New York è in stato di allarme. È stato emesso un ordine di cattura per Max Payne, ritenuto dal vice procuratore Jim Bravura un vero pericolo pubblico. Riuscirà ad assicurarlo alla giustizia? Lo scopriremo nelle prossime edizioni. New York CNN News, Kira Silver. Vinny Gognetti, una pietanza prelibata per la mia fame di vendetta. Ehi, maledetto federale, non mi hai convinto fin dalla prima volta che ti ho visto. Chi ti credi di essere? Fottuto poliziotto, pensi di farci paura? Pensi di venire in casa nostra e dirci quello che dobbiamo fare? Ah, mio Dio, mi ha sparato! Sei morto, Payne! Cosa diavolo state aspettando, scimmioni? Uccidetelo! Uccidetelo! Con piacere, capo. Gli concessi la libertà provvisoria, ma non se la sarebbe goduta a lungo.
La lettera era indirizzata a Don Pulcinello, ma Vinny non aveva mai avuto il coraggio di finirla. Jack è andato fuori di testa. Ieri ha sparato a Dino per il gusto di scoprire come il cervello sarebbe schizzato sulla parete. È un serio pericolo, tanto per i nostri uomini quanto per il nostro business. Gognetti viveva nell'incubo mortale del suo diretto superiore. Jack Lupino era uno psicopatico. Vinny Gognetti correva terrorizzato. Poteva scappare, ma con un proiettile piantato nello stomaco come una bottiglia speziata di tabasco non sarebbe andato lontano. Sapeva dove trovare il suo capo e io avevo un conto in sospeso con Jack Lupino. Gognetti non avrebbe perso tempo. Non so per gli angeli, ma per gli uomini è la paura che mette le ali. Era la mia seconda corsa in treno della giornata e dal modo in cui era cominciata non prometteva niente di buono. Il vento gelido mi graffiava il volto come rasoi di ghiaccio mentre iniziavo a perdere la sensibilità degli arti. In lontananza ancora loro, le sirene di un'intera città che mi stava braccando. New York mi sfrecciò davanti come in un'immagine sfocata con le sue distese di camini anneriti e file interminabili di antenne della TV. Quando il treno finalmente rallentò la sua corsa, Gognetti fece la sua mossa. Max Payne ha ormai le ore contate. Siamo molto, molto vicini alla sua cattura. Avrete un rapporto dettagliato, ma adesso mi scusi, ho da fare. È tutto quello che siamo riusciti a strappare a Jim Bravura, vice procuratore della polizia di New York. A parte le sue dubbie abitudini alimentari, Bravura faceva parte dei buoni. Era il destino che ci aveva reso rivali. Ma quando parlava della mia cattura era decisamente fuori strada. Avevo seminato i suoi agenti un paio di tetti prima, almeno per il momento. Gognetti si era infilato in un vicolo cieco. I vapori che emergevano dai tombini davano l'impressione che ci fosse l'inferno a bruciare sotto di noi. Era l'ora delle confessioni. Dov'è Lupino? Portiti! Pessimo inizio, Billy. Polizia brutale! Mi sono sempre distinto in questo. Tu non puoi eliminarmi così a sangue freddo. Ah, davvero? Credici pure se la cosa ti fa sentire meglio. Ascoltami bene. Non sarò il capro espiatorio di nessuno. Voglio sapere dove si nasconde il tuo capo. Non lo facevo per la gloria. Non ero stato io a cercarmeli. Erano i problemi a essere venuti da me, di quelli che non si potevano dimenticare. Giustizia e onestà erano polvere d'oro in questa città. Non avevo illusioni. Non ero uno di loro. Non ero un eroe. Restavamo io, una pistola e un piccolo truffatore tremolante. Le mie opzioni non erano moltissime. Te lo dirò, ma non farmi ancora del male. Lupino, Ragnarok, il nightclub. Denunciami, arrestami, sbattimi in galera. Tutto quello che vuoi, ma non farmi del male. I tuoi diritti verranno letti al tuo funerale. Ragnarok era il nightclub privato di Lupino, un bazar della droga all'interno di un vecchio teatro. Sapevo quello che mi avrebbe atteso all'interno, squilibrati, strafatti, capaci di esplodere in atti di violenza senza senso. Oltre alla guardia personale di Lupino, i killer più spietati in circolazione. Ragnarok era invitante quanto un'emicrania perforante, con il suo assalto di luce e musica senza inizio né fine. Il cuore del locale era un'area ricreativa gotica con giochetti sadomaso e un sacco di altre degenerazioni simili. Penetrante, con il suo subdolo messaggio scuro come un proiettile nel cuore. Nel nome del padre e del figlio, nel nome di Jack Lupino. A giudicare dal luogo, era sorprendente che qualcuno avesse anche solo mai pensato di leggere qualcosa. Il libro era intitolato L'età della morte e della tempesta. Parlava dei miti nordici e del Ragnarok, giorno in cui, secondo le credenze di King, sarebbe giunta la fine del mondo. La terra si sarebbe ricoperta di ghiaccio e gli uomini avrebbero perso il loro ultimo barlume di umanità. Compresi come qualcuno potesse pensare che stesse davvero arrivando la fine del mondo, e al tempo stesso iniziavo a capire quale fosse il vero significato di un locale del genere. La stanza era addobbata di scritte come Necronomicon, Magia Nera e Paradiso Perduto. I titoli dei libri parlavano da soli, Malleus Maleficarum, piuttosto che De Divina Malevolenza in Mortibus Violentis. Libri con pentagrammi in copertina, tutti sull'occulto e l'infernale, in mezzo a pile di video dell'orrore. L'unico motivo per dar loro importanza era che Lupino sembrava prenderli sul serio. Doveva aver speso un sacco di tempo per farsi amico il tipo di sotto.
Il retro del palco conduceva verso il santuario di Lupino. L'aria irrespirabile sembrava innalzare dei muri invisibili, fortificati dall'odore di un incenso dolciastro e appiccicoso come la resina. Era questo il cuore in putrefazione della grande mela. Lupino doveva essere vicino come un ragno al centro della sua ragnatela, in attesa. I vapori nell'aria iniziarono a intorpidirmi i sensi. Pulcinello aveva messo in guardia Lupino. La missiva era stata accartocciata ed era ricoperta di sangue. Non voglio nemmeno pensare che uno dei miei uomini non stia al gioco. Ricorda, Jack, che stiamo concludendo un affare. Non vorrei essere costretto a mandarti il trio a farti visita. Il trio erano gli uomini di fiducia del capofamiglia. Era chiaro che Lupino non si era lasciato intimidire dalla minaccia. La situazione sembrava avere una sua coerenza, anche se non riuscivo a capire quale. Lupino era strafatto e sembrava pronto ad affrontare un alligatore mutante. Quindi riprese i suoi discorsi deliranti come in un incubo. E io? Ho assaporato la carne degli angeli decaduti! Ho assaggiato il sangue del demonio. Scorre nelle mie vene. Ho visto oltre il mondo della carne. L'intera architettura di sangue e ossa. La morte sta arrivando. Sarà presto fra noi, con l'inferno al suo seguito. L'alba dell'eterno impero. Sono pronto per diventare stupido. Il suo momento. E chiunque si opporrà al suo cammino dovrà morire. Quando Lupino cadde finalmente a terra, dovevo essere sicuro che ci rimanesse. La Valchiria era una brutta bestia. Sembrava saper tramutare gli uomini in zombie demoniati. Credo che sia morto. Ah, e fu allora che accadde qualcosa. Vivo o morto che sia, hai colpito una persona sbagliata. Mi ero imbattuto in questa donna fatale che mi puntava una pistola in faccia. E le restituì il favore. Lisa Pulcinello. Lisa Pulcinello era la moglie di Angelo. Mona Sachs, la sorella gemella di Lisa. Vacci piano come anni, sorellina. Sai che potresti fare anche del male a qualcuno. Lisa era quella fragile, io sono la forte. Potrei farti saltare il cervello senza battere ciglio. Certo. Tu puoi verificare le mie credenziali spiattellate su tutte le pareti. Non può essere stato Jack, non in questo stato. Cerchiamo entrambi la stessa persona. È stato Angelo Pulcinello a uccidere il tuo amico e a far ricadere la colpa su di te. Ne sei certa? Ho le mie fonti. Questi giorni non sono più sicuro di niente, nel dubbio. Sparo. A chi toccherà sistemarlo? Deve essere mio. Non sopporto chi prova gusto a picchiare la propria moglie. Perché non risparmiare i nostri proiettili per lui? Pensavo non me l'avresti mai chiesto. Il dito iniziava a indolenzirsi. Come lo vuoi il tuo whisky? Mi basta il profumo. E che sapore accarezzi il palato. Sei un vero intenditore, Max. Era roba buona, scese nella gola come fosse miele. Niente di personale, ma non posso correre il rischio che una frenesia mi sarà uccisa. L'incubo era sempre lo stesso, violente figure che si muovevano nell'oscurità. La risata isterica dell'assassino era come un rompicapo di deviata malvagità. Da qualche parte, la bambina stava piangendo. Michelle lavorava part-time nell'ufficio del procuratore distrettuale. Il diario era aperto sulla pagina di quel giorno, la calligrafia così armoniosa. Ieri sera mi sono ritrovata sulla scrivania uno strano fascicoletto, Valhalla. Sbaglio o ha a che vedere con la mitologia nordica, con i vichinghi? Ho provato a dirlo a Max, ma mi ha liquidato con il suo affettuoso sorriso di circostanza. Probabilmente avranno solo invertito una spedizione. Da quel momento in poi avrei sempre trovato del tempo per lei. Restò una vana promessa. Troppo poco, troppo tempo. Mi risvegliai nel bel mezzo di un incubo. La mia testa sembrava due volte troppo piccola per il cervello. Max Payne, lo sai che invidio il tuo nome. E l'assassino stava sorridendo. Piacere di conoscerti, sono Frankie Mazza Niagara. Niagara perché soffri di incontinenza? Lui aveva una mazza da baseball mentre io ero legato a una seggiola. Sfutterlo non era la cosa più intelligente da fare. Non c'è niente di male in una sana risata di carne intanto.
certo. Prendi me, per esempio. Amo guardare i cartoni animati. Violenza solo disegnata. Affascinante. Facciamo una pausa. Devo fare un salto in bagno e magari concedermi una birra gelata. Tu non preoccuparti. Tornerò presto a finire il mio lavoro. E non ci saranno altre repliche. Ridi. Ridi pure. Vedremo chi lo farà per ultimo. Se ne andò con aria baldanzosa, sbatté la porta e quindi la chiuse saldamente a chiave. Tutti commettiamo degli errori. Il mio non era stato di sfottere un bifulco con una mazza, visto che mi avrebbe fracassato il cranio ugualmente, e nemmeno fidarmi di una ragazza con la pistola. Mi ero lanciato come uno stupido all'inseguimento della prima persona sulla lista, mentre avrei dovuto mirare fin da subito la testa della famiglia Puccinelli. Chissà perché, ma non riuscivo a prendermela con Mona per la situazione in cui mi trovavo. Quando però qualcuno decide di giocare a baseball con la tua testa, si rischia di finire male. Mi avevano riportato nel seminterrato dell'albergo di Lupino. Ero stordito, acciaccato e violaceo. Mi sentivo come la seggiola che avevo appena schiantato per liberarmi. Tutto quello che avevo era la mazza di mia gara impiastrata del mio stesso sangue. Gli uomini in blu erano passati e se n'erano andati. Avevano decorato il palazzo con linee di gesso e impacchettato il tutto con il nastro giallo. I poliziotti che erano rimasti di guardia erano morti. Frankie, i suoi ragazzi e io avevamo tutto il palazzo per noi. Brutta vacca, la dovresti sentire. Te che urlava quando i ragazzi l'hanno beccata a fregare. Oh, questa è proprio brutta. Eritrea! È addirittura peggio di quello che sta facendo di sotto Frankie con quel povero bastardo. Ci metterò un bel po' di tempo a morire. Il tirapiedi al telefono stava parlando di Mona. Il trio di Puncinello non era per niente una buona notizia. Dai dati in nostro possesso, tutte le vittime identificate nello scontro a fuoco al Ragnarok erano criminali noti, molti dei quali avevano alte dosi di Valkyria nel sangue. Fonti affidabili sostengono che Max Payne sia una delle vittime, benché il suo corpo non sia stato ancora ritrovato. Fonti affidabili significava che sospettavano fosse in mano alla mafia e non volevano che la polizia si intromettesse. Gli sarebbe stato inviato un corpo irriconoscibile. Caso chiuso. Don Puncinello aveva le conoscenze per essere la fonte affidabile, ma le fonti non erano state aggiornate. Incastrarmi non era stato sufficiente. Don Puncinello l'aveva messa sul personale. Mi voleva morto e ci teneva così tanto da fornire a Frankie istruzioni scritte al riguardo. Max Payne deve morire come un cane per tutti i guai che ha causato. Frankie, non ho certo che saprei trovare il modo giusto affinché ciò succeda nel migliore dei modi. Il bar dell'hotel aveva un ospite illustre. Fedele alla parola data, Frankie era lì, con una birra in mano. Dio santo, come accidenti hai fatto a liberarti? Mi stavo annoiando, pensavo, perché diavolo non possiamo finire ciò che abbiamo iniziato? Grazie, grazie mille, siete stati un pubblico adorabile. Ne hai abbastanza? Non oserei mai colpire davvero una ragazza. Non è giusto! Avevo notato l'inseguitore non appena lasciato l'hotel, una grande Mercedes nera. Avevo già visto quella macchina, accompagnata da un'impressionante esplosione. Vladimir era tornato. Beh, Max Payne sei morto. Avrei anche riso se fossi riuscito a ricordarmi come si faceva. A cosa stiamo giocando? Guardie e ladri? Senti, se hai qualche conto in sospeso con me, mettiti in fila. Tranquillo, rilassati. Sai che sei su tutti i notiziari? Armato e pericoloso. Ti voglio proporre un'offerta che non si può rifiutare. Ho sempre sognato di dirlo. Purtroppo è fuori luogo, sono stato incastrato. È un punto discutibile. Qualsiasi cosa tu abbia o non abbia fatto, sono certo che avevi i tuoi motivi. Vuoi sentire la mia proposta? Ti ascolto. Puncinello e la sua vita stanno rovinando il business. Ma questo non è tutto. C'è un certo Boris Dime che lavorava per me. È il capitano di una nave cargo chiamata Caronte. Adesso il bastardo ha tradito e si è messo con l'amico, Puncinello. La nave è carica di armi e munizioni. Mio business. Se Puncinello mette le mani sul bottino, lui vincerà e io perderò. Non ti conviene rinunciare a un possibile alleato. Se vuoi arrivare a Puncinello avrai bisogno delle armi giuste. E io sono la persona che te le può offrire. Riporta la nave sotto il mio controllo.
Piazza un paio di pallottole nella testa del traditore ed è fatta. Avrai abbastanza potenza di fuoco da scatenare l'apocalisse. Ci stai o no? Mandiamo in onda lo spettacolo. Vladimir era uno di quei cattivi d'onore, il che lo rendeva quasi una persona affidabile. Nessuno di noi due era un santo. L'attracco di Brooklyn era un labirinto di arrugginiti container e crusche elettriche. In una notte come quella, non si poteva non pensare all'armata di cadaveri che dormiva sul letto del fiume con due belle scarpe di cemento. Nessun minotauro era in agguato nel labirinto, ma da qualche parte sul ponte del suo cargo sapevo che mi aspettava il capitano del Caronte, impassibile come il mitico barcaiolo dello Stige. La ruggine aveva cominciato a mangiare quello scafo molto tempo addietro. Boris Dime doveva essere a bordo. C'era da far fuori almeno metà dei suoi scagnozzi solo per raggiungere la passerella. Le armi probabilmente erano tenute nella stiva, insieme ai ratti e a pozze... Dime, sono Angelo Poncinello. Ehi, Angelo, dimmi un po', quanto ti è costato, Dime? Lo hai pagato in caviale? Max Payne! Buona la prima! Morirai presto, pidocchio! Sei sicuro che non stai parlando del povero Boris? Ma forse hai ragione tu, ben presto ci incontreremo e faremo un bel discorsetto. Brutto figlio di... Far arrabbiare Punchinello era un gioco pericoloso, ma quando la gente si infuria commette degli errori, e io lo sapevo bene, ed era ciò che volevo, fargli compiere un passo falso che lo conducesse dritto in una tomba. Hai preso tutto ciò di cui hai bisogno? Affermativo. Ti sono debitore, hai bisogno di aiuto. È la mia missione, quando avrò finito Punchinello non sarà più un problema per nessuno. Limpido come la... Ma se ti dovessi trovare tra l'incudine e il martello, fammi un fischio. Questa potrebbe essere l'inizio di un ottimo amicizia. Ci stai prendendo gusto a fare il gangster d'altri tempi, non è vero? Nonostante la nuova potenza di fuoco, non potevo attaccare frontalmente la tenuta di Punchinello. Potevo solo sperare che avrebbe preso al volo l'occasione di vedermi chiedere pietà, di assaporare la vittoria. Qui Max Payne. Ti propongo un patto. Ehi, sei un uomo morto. È quello che continuano a dirmi tutti. Ho la tua nave e il suo carico, voglio un incontro. No pain, no gain. Chiaro? Conosci il mio ristorante? Sì, so dov'è. Fra un'ora. Il ristorante di Punchinello aveva visto giorni migliori. La neve cadeva come polvere da un cielo post-apocalittico, ma questo succedeva fuori. Dentro l'ambiente si sarebbe presto riscaldato. Era improbabile che Angelo Punchinello si sarebbe fatto vivo di persona, ma sperare non era un crimine. Vlad aveva visto il mio segnale di fumo. La Mercedes era pronta a partire, quasi circondata dall'urlo straziante delle sirene. Vieni con noi. Ti lasciamo di fronte alla tenuta di Punchinello. Per me va bene. Quando tutto sarà finito, fammi una chiamata. Ho bisogno di un professore. Lo terrò a mente. La notte tremava dal freddo. Le luci del giardino oscillavano nervosamente. Al loro chiarore, la neve risplendeva bianca prima che l'oscurità la inglobasse. Avevo sentito le storie. Il trio era formato da sanguinari. Avrebbero appeso le teste dei loro nemici al cancello della tenuta, se il loro capo l'avesse permesso. Punchinello voleva Payne. Stava per assaggiare il dolore. Il segreto in queste situazioni è non avere assi nella manica, contrariamente a quanto si dice nei film. Nessuna regola, nessun mantra segreto, nessun piano. Non importava quanto fossi intelligente o bravo, era solo questione di fortuna. E chiunque la pensi diversamente è un illuso. L'unica cosa che si può fare è colpire ciecamente, il più a lungo e il più duro possibile. Qualcuno aveva generosamente lasciato aperta la porta sul retro e ucciso le guardie. Avrei puntato tutto su Mona. Sapevo che il trio si sarebbe frapposto fra me e Punchinello. Avevo letto i rapporti su di loro, spessi come guide del telefono. Nessuno sarebbe uscito vivo da lì. Il freddo paralizzante della notte mi aveva seguito. Di sopra, il trio perlustrava la casa al lento ritmo dei loro cuori assassini, col sangue delle vittime ancora sulle labbra. Vince Mugnaio, Pilato Providence, noto anche come il Grande Fratello, e Joe Padella Salem. La pistola era un freddo pezzo di metallo nella mia mano, perforava la pelle e rosicchiava l'osso. Qualcuno non aveva apprezzato l'ospitalità del Don, qualcuno con la tendenza al drammatico, capace di scappare da una cella sprangata e di uccidere un paio di guardie armate. Mi tornava in mente Mona.
Potevo solo sperare che fosse una giocatrice intelligente, capace di ritirarsi finché stava ancora vincendo, prima di imbattersi nel trio. Si diceva che Lisa Puncinello fosse una specie di fattucchiera. I tarocchi sul tavolo della cucina confermavano la mia ipotesi. Non era il mio genere di carte, ma ero pronto a dare un'occhiata alla mano della signora Puncinello. La prima carta era la torre. Forse poteva rappresentare la tenuta. Le altre erano più semplici da interpretare. Il diavolo era il signore della casa e la morte ero io, pronto a riscuotere. Sei un vero angelo, Max. Non riuscivo a capire se era Mona o la sorella. Il corpo era a pezzi. Il fottuto bastardo ci aveva veramente preso gusto. Vedere il corpo disteso sul letto mi fece tornare alla mente un altro corpo e un altro letto, insieme a una culla per terra. Max Payne. Presente. Alfred Woden. Avete compagnia? È appena atterrato in giardino un elicottero da combattimento. Deve fare in fretta. Prima è, meglio è. Presto, è qua fuori. Sta venendo per me. Dovete muovervi, vi prego! Potevo sentire Puncinello al telefono implorare aiuto. Avrebbe dovuto dettare le sue ultime volontà. Puncinello era un debole. Nel momento in cui entrai, si accasciò come una coppia contro una scala reale. No, aspetta! Stavo eseguendo gli ordini, non potevo rifiutarmi. Lei è molto in alto, forse è il governo, non so. Stava cercando di comprare altra sabbia per la sua clessidra, ma io non ne avevo da vendere. Sapevo quando era il caso di arrendersi. Era giunta l'ora di beccarsi un altro pestaggio. La misteriosa strega era un vero barracuda, un pericolo su due gambe, un fucile d'assalto fumante in mano e un esercito di agenti in nero. Che sorpresa! Ho l'occasione di uccidere due piccioni con una fava. Prima o poi sapevo che l'avrei dovuto affrontare. Signor Payne, è giunta l'ora di mostrarle i benefici del mio infuso. Faccia il bravo bambino. Stavo per scoprire che la mia fortuna era una meretrice. E io avevo finito i soldi. Signori, qui abbiamo. Portatemi in corso. Mi aveva appena somministrato un overdose di Valchiria. Potevo sentire il fuoco verde bruciarmi nel cervello. Si trasformarono in vapore, ero come ottenebrato, non avevo speranze. Mi aveva fregato. Era stato semplice come puntarmi la pistola alla tempia e premere il grilletto. Le ombre mi avvolsero, visi indistinti, desiderosi di vendetta mi deridevano, conoscevano i miei punti deboli e si preparavano all'attacco. Il pavimento si trasformò in un vortice di sangue verde. Cadde. C'era qualcosa di incredibilmente familiare nella lettera che tenevo in mano. La calligrafia era così armoniosa. Sei in un romanzo illustrato. La verità mi si dischiuse davanti agli occhi. Una luminosa luce verde spazzò via le bugie. Il mio intero passato era una sequenza frastagliata di immagini e di parole, sospese nell'aria come palloncini. Ero in un romanzo illustrato. Per quanto assurdo, era la cosa più orrenda a cui potevo pensare. Il barista si è lucidato e i sogni sono fatti di necromanti stormi. Canta come una banana twist che si è avvicinata troppo alla costellazione dei loro teschi rasati. La pioggia la linea era disturbata. Potevo sentire un pazzo borbottare frasi assurde. Non riuscivo a capirne il senso. Ma provavo una travolgente sensazione di déjà vu. E la voce al telefono aveva qualcosa di stranamente familiare. C'era qualcosa di insopportabilmente familiare nella lettera davanti a me. La calligrafia era così armoniosa. Sei in un gioco per computer. La verità era una verde fessura bruciante che mi attraversava il cervello. Infinite ripetizioni dell'atto di sparare, il tempo che rallentava per mostrarmi ogni singolo movimento, la paranoica sensazione che qualcuno stesse manovrando ogni mia mossa. Ero in un gioco per computer. Per quanto assurdo, era la cosa più orrenda a cui potevo pensare. Non perderti! È la Valchiria, la droga! Cerca di reagire, cerca di ricordare! La linea era disturbata, potevo sentire un pazzo borbottare frasi assurde, non riuscivo a capirne il senso, ma provavo una travolgente sensazione di déjà vu e la voce al telefono aveva qualcosa di stranamente familiare. Max, è successo qualcosa oggi in ufficio? Uno strano appunto. Qualcosa sui libri. Amore, devo scappare, mi racconterai tutto questa sera. Buona giornata. I fori di pallottola erano come rubini sul suo petto, il sangue ricopriva la sua pelle d'avorio, era così bella. L'assassino sorrideva. La carne degli angeli decaduti.
Lentamente l'incubo verde si dissolse, lasciando macchie oscure e indelebili nella mia anima. Mi sentivo a pezzi, ero sconvolto. Mi risvegliai con i sudori freddi, nauseato e stanco da morire, riverso in una pozza del mio stesso vomito. La megera aveva detto: portatemi a Cold Steel prima che iniziassi a dare i numeri. Era un indizio, l'unico che avevo. Mi ci volle un secolo per rimettermi in piedi e iniziare a muovermi, ma non appena ci riuscii, iniziai a dirigermi verso l'acciaieria di Cold Steel fuori città. C'era un bel po' di movimento per essere una gelida notte invernale, camion che andavano e venivano, gente che correva. Avevo un vantaggio sulla misteriosa arpia, credeva fossi morto, ero in attesa ed ero pronto a muovermi. Il brutto trip mi aveva messo di pessimo umore, l'adrenalina mi pompava dolorosamente nelle vene. Barcollando sul tetto illaminato coperto di neve e ghiaccio, ero come un ninja, la forza scorreva in me. Non prendevo in giro nessuno, ma lo meglio potevo essere Superman imbottito di criptonite pronto a volar giù dal lucernaio. Un'area industriale semi-abbandonata nel bel mezzo del nulla. La fabbrica era la copertura perfetta per qualsiasi tipo di attività illegale. Condizioni pericolose per la sopravvivenza. Una tempesta assassina da record. Nella storia della città, veicoli bloccati dalla neve. Le previsioni indicano porti nevicate e la situazione non accenna a migliorare. Fuori, nella notte, la neve scendeva come il riso al matrimonio del diavolo. La tempesta era tutto tranne che terminata. Perimetro violato. La struttura è stata compromessa. Ripeto, Deep Six è stato compromesso. Avviare l'operazione Occhi della Morte. Il gergo pacchiano del militare poteva significare una cosa sola. Erano pronti a distruggere le prove e a scomparire nel nulla. Ero così vicino. Le verità nascoste erano dietro l'angolo. I mercenari stavano eseguendo un'operazione molto delicata. Un chimico ha tentato di portarsi via della roba per un party privato. È stato rinchiuso nella cella B7 nella sezione D6 della vecchia ala esperimenti in attesa di provvedimenti. Potevo sentire l'odore degli altri segreti che si nascondevano dietro l'angolo. Avevo assunto il ruolo del mitico Bogart nei panni del detective Marlowe o Sam Spade all'inseguimento del Falcone Maltese, pronto a svelare tutti i misteri. Avevo seguito la mia pista fino alla rivelazione finale, a costo di finire 3 metri sottoterra in una bara di mogano. Top Secret, progetto Valhalla, esercito degli Stati Uniti, il Brasil Network. Valhalla, oltretomba nella mitologia nordica in cui i guerrieri più valorosi passavano il resto della loro esistenza festeggiando e combattendo senza tregua. Le loro ferite si rimarginavano miracolosamente in mondo. Valchirie. Le vergini che sceglievano i guerrieri vichinghi più valorosi e poi li portavano nel Valhalla. 1991. Lo scopo del progetto è di creare una sostanza chimica capace di aumentare il coraggio e la resistenza delle truppe di terra. 1995. Risultati insoddisfacenti. Progetto annullato. Qualcuno doveva aver continuato la ricerca senza autorizzazione. Progetto compromesso. Fuga di informazioni. Bisogna chiudere la falla a tutti i costi. Controllo di sicurezza a livello russo autorizzato dal responsabile del progetto. Prova sul campo. Raddoppiare le dosi per tutti i soggetti restanti. Osservare e registrarne il comportamento nell'ambiente urbano. Il luogo dell'operazione corrispondeva al mio vecchio indirizzo del New Jersey. La data era quella di 3 anni fa. Proprio quando credi di essere piombato nel più profondo degli orrori, scopri di poter scendere ancora più in basso. Come potevo ammutolire la sua dente vocina dentro la mia testa, secondo la quale adesso, ancor più di prima, la mia vendetta era finalmente giustificabile sotto qualsiasi scala morale? La sua dente vocina provava, oltre ogni dubbio, che la mia esistenza era ormai dannata. Metti al suo posto l'ultimo pezzo di un puzzle e ti accorgi di come l'immagine ti rappresenta mentre completi lo stesso puzzle. Più un assassino psicopatico a tuo fianco, una leggenda urbana, diventa realtà. I soggetti di prova del progetto Valhalla erano quei maledetti sbandati che avevano ucciso le persone che più amavo. Il resto era stato solo un conteggio di cadaveri. Tutto puntava a lei, la signora Valchiria. La fabbrica era esplosa alle mie spalle in un mare di fiamme. Tutte le mie prove erano finite in fumo e ceneri. Avevo perso la strada. Non dormivo da 1 milione di anni. Andavo avanti a ciambelle vecchie di una settimana. Avevano aiutato ad alimentare la pazzia che mi bruciava il cervello.
Non riuscivo a ricordare l'ultima volta che avevo visto il sole. Ero in condizioni di lutto perpetuo. Quando scese l'oscurità, New York City si trasformò in qualcosa di diverso, come una vecchia canzone di Sinatra. Nella notte avvenivano cose orrende lungo le strade della città nuova, Noir York City. Mi tenevo sveglio in una vecchia caffetteria a trangugiare caffè che sapeva di olio per motori, quando un messaggio di BB mi rimise sulle tracce dell'assassino. Cosa diavolo è successo a Roscoe Street? Max, è scoppiato proprio un bel casino. Dobbiamo parlare di questa faccenda, pensa a un piano. 2:30 al garage della Quire Communications. Più pensavo a come era stato ucciso Alex, più sentivo puzza di tradimento. Avrei dovuto aspettarmelo. BB mi aveva venduto e adesso voleva terminare ciò che aveva iniziato. Il garage era deserto. BB si presentò con un bel abito fatto su misura, orologio e gemelli d'oro. Tutte cose che andavano ben oltre la maglia di un poliziotto. Caro Max! Sprizzava cortesia da ogni poro. Era marcio fino al midollo. Cosa diavolo significano quei due B? Brutto bastardo. E dai, non fare così. Prendi un sigaro, non puoi. Caro Max, non ti immagini cosa si nasconda sotto. È qualcosa di immenso. Non hai la minima idea. Credo invece di sì. Sei un fottuto poliziotto corrotto che ha venduto il suo compagno. Quei mafiosi nella metropolitana erano una sorpresa difficile da macchiare. Commetto che con Alex sia andata così, una cosa diretta e personale. Max, non puoi vincere stavolta. Forse no, ma ti assicuro che non sarò l'unico a perdere. BB aveva dimostrato di essere l'ennesimo cattivo di mezza taglia. Un cattivo poliziotto in fuga, un codardo che scappava dalla scena lasciando il lavoro sporco e i suoi scagnozzi brizzolati. Ci è giunta voce di un incendio alla tenuta Pulcinello a Westchester. Si tratta dell'abitazione di Angelo Pulcinello, il presunto capo dell'omonima cosca mafiosa. La polizia informa che Max Payne è ancora vivo e a piede libero. Sta portando avanti la sua vendetta contro la mafia, di cui questo sembra sia il suo ultimo atto. Non ricordavo di aver appiccato alcun fuoco, ma ricordavo molto bene le fiamme. Sì? Max Payne. Se questo le fa piacere. Sono Alfred Wood. Posso darle il nome del suo nemico. Raggiunga al più presto l'edificio Oscar. La stiamo aspettando. Woden mi stava aspettando sui gradini del vecchio edificio. Signor Payne, entriamo. Gli altri sono ansiosi di procedere. Gli altri? Nonostante le erronee credenze, questo palazzo è stato costruito 2 anni prima del 1900. Ed è perciò l'edificio civico più vecchio ancora. Davvero? Il vecchio mi fece da guida e mi introdusse in una oscura sala volta. Le domande senza risposta mi stavano attendendo. Signor Payne, vorrei presentare i miei colleghi di quello che chiamiamo il circolo interno. Mi sa che avete visto troppe puntate di X-Files. Ha visto i file sul progetto Valhalla? Noi possiamo riempire le sue lacune, fornirle le informazioni che le mancano. Siamo tutti coinvolti nelle prime fasi del progetto, avviate durante la guerra del Golfo. E voi cosa ci guadagnate? Saremmo molto felici di rendere pubblica tutta la vicenda, ma le nostre mani sono legate. Il suo nome è Nicole Horn. Era la figura centrale del progetto Valhalla. Quando i fondi iniziarono a scarseggiare, lei si rifiutò di interrompere l'arcirca. Si era resa conto di cosa aveva per le mani. Nicole Horn è presidente della Aesir Corporation. Ha più della metà della città sotto il suo controllo. Tutto ciò deve essere mantenuto segreto. Se lei cercasse di renderlo pubblico, noi negheremmo tutto. Abbiamo bisogno del suo aiuto per metterla fuori gioco. Se ci riuscirà, la proteggeremo e redimeremo il suo nome. Come a comando, gli agenti in nero sfondarono in quel momento le porte ed entrarono nella stanza. Era uno spettacolo interessante, ma decisi di andarmene prima della fine. Si trattava di una caduta di un solo piano, per fortuna. Sullo schermo, il presunto cadavere di Alfred Woden, come risvegliato da un sonno profondo, osservava soddisfatto i corpi crivellati dei suoi ex amici. Nella terra dei ciechi, l'uomo con un occhio solo è colui che governa. Quell'operazione, forse, era solo un modo per liberarsi da tutte le promesse fatte. Quello che aveva detto, però, non sembrava una massa di stronzate. E qual è la sua risposta per coloro che ritengono stia facendo un gran favore alla città? Questa crociata personale è andata troppo oltre. Ormai è senza controllo e deve essere fermato a tutti i costi. Queste le parole del vice procuratore Jim Bravura del Dipartimento di Polizia di New York.
Nicole Horn costringeva il circolo interno al silenzio con il ricatto. Al nastro era allegata una breve nota di estorsione su carta di ottima fattura. Mi ricordavo di Candy Down. Registrava i suoi clienti in azione e rivendeva i nastri al miglior offerente. Ero certo che il sesso selvaggio non era neanche lontanamente il peggior difetto di Alfred Woden, ma avevo la sensazione che quando tutto sarebbe finito, qualsiasi arma si sarebbe rivelata utile. Niente sembra arrestare il successo della Aesir Corporation. I titoli sono ancora in salita. Gli esperti del mercato vedono un pericolo nell'ascesa della società. Alcuni sostengono che la Aesir Corporation possa costituire un monopolio ancora più grande di quanto Microsoft abbia mai fatto. Woden aveva progettato la mia missione con precisione militare. Le aree critiche della Aesir Corporation erano segnate sulle planimetrie con cerchi rossi. L'ufficio del presidente era in cima, proprio sotto la suite imperiale. Gli ascensori erano gestiti dal sistema di sicurezza, controllato a sua volta da un computer centrale, installato nel fondamento. La struttura era protetta come una fortezza super tecnologica. Avevo sognato la vendetta. I sogni si trasformavano però in incubi quando l'occasione pian piano sfuggiva. Adesso ero vicino. Un nome mi indicava la via. Nicole Horn. Non avevo niente da perdere. Il progetto Valhalla non era l'unica attività a cui il circolo si dedicava. C'erano file di schedari pieni di cartelle. La società segreta di Aspidi era attiva da tempo, reggeva le fila dall'ombra. Non riuscivo a sentirmi dispiaciuto. Il gioco bizantino del potere di Woden aveva spazzato via tutti i membri, tranne uno. Il vecchio voleva che mi occupassi io delle pulizie. Del resto, quello sporco mi riguardava. Il mio non fu l'approccio più originale al problema, ma le altre strade non andavano nella direzione che volevo. Occhio per occhio, il principio base della vendetta. Vecchio e sporco, ma ancora di moda. La regola di base quando si decide di uccidere qualcuno è di non metterla sul personale. Inevitabilmente però le cose non vanno mai nel modo previsto, perlomeno così era per me. Mi presi del tempo e vagai senza meta nella tempesta. Non c'era fretta, sapevo cosa dovevo fare. Presi tempo per pensarci sopra, per far crescere la rabbia. Quando mi sentii pronto, parcheggiai la macchina rubata di fronte al quartier generale della Aesir Corporation. Fuori, dentro, in azione. Avevo un proiettile con il nome di Nicole Horn scritto sopra. Per la verità ne avevo migliaia di proiettili con il nome della strega. Possedeva sistemi di sicurezza sofisticatissimi, mercenari e armi a sufficienza per cominciare la terza guerra mondiale. Ma no. New York scomparve dietro a un velo di neve. Avevo superato la soglia. Ero nel suo dominio, lucido, pulito e senza anima, tutto vetro e acciaio. Un luogo governato da schede di sicurezza di diverso colore, metal detector e sistemi di sorveglianza. Più freddo di una passeggiata in un frigo, freddo come la canna di una pistola. Mona, ti vedo in forma. Max, dobbiamo smettere. Il giorno in cui un poliziotto riuscirà a fermarmi nevicherà l'inferno. Signorina Sachs, faccia il suo lavoro. Rilassati, Max. Sei un bravo ragazzo. E io non sparo ai bravi ragazzi. Anche tu non sei male. Era diverso quando Horn voleva morto Pulcinello per tagliare i suoi legami con la mafia. Meritava di morire. Lo stesso vale per lei. È lei il cattivo di turno. Sua sorella stava sussurrando in mio favore. Conoscevo intimamente l'appetito dei fantasmi, sempre pronti a chiedere vendetta. Colpo la centrò e lei cadde come a rallentatore. Era una brava ragazza, non una fredda assassina. E adesso era stata freddata, come i fanatici religiosi o i samurai fedeli. L'esercito privato di Horn era pronto a ricevermi. Quando l'ascensore tornò giù, Mona non c'era più. C'era un sacco di sangue, ma nessun corpo. Qualcosa scattò per l'ultima volta. La mia mente non era mai stata così sgombra, come se nel cielo le nuvole temporalesche fossero sconfitte. Stelle fredde splendessero nella nera oscurità. Vicino alla stampante c'era una risma di carta di ottima fattura. Se avessi guardato nel computer di Horn, probabilmente avrei trovato piani criminali sconosciuti, strategie per il dominio globale, rapporti di satelliti spia, registrazioni video illegali, pornografia via internet. La scelta era ampia, ma ormai non mi importava più. Ciò che avevo visto mi bastava e avanzava. Il
La Valchiria doveva essere una vergine alata pronta a portarti nel paradiso dei guerrieri, ma si era rivelata una corsa di sola andata per l'inferno. Il diavolo lavorava nel campo della droga. Lo sapevo per certo, lo avevo incontrato e adesso ero pronto a ucciderlo. La regina degli inferi aveva cercato di avvicinarsi al cielo grazie ai soldi della droga. Nessuna richiesta, nessun tentativo di corruzione, lo sapeva bene. L'onore dei sicari, coloro pronti a morire. Entrambi sapevamo come sarebbe finita, con dolore e sofferenza. Tutto questo perché sua moglie aveva ficcato il naso in cose che non la riguardavano. I poliziotti erano venuti a prendermi. Potevo sentire le sirene, il loro urlo era un crescendo. È ridicolo che lei sia riuscita ad arrivare fino a qui. Non sarà più vivo quando arriveranno. E allora? Tutto ebbe fine. La tempesta sembrava aver perso forza. Le nubi lasciavano intravedere le stelle. Max Payne, qui il vice procuratore Jim Bravura della polizia di New York. L'edificio è circondato. Getta le armi e sdraiati con le mani dietro la schiena. Era come essere un po' più vicini al paradiso. Le voci dei poliziotti erano distanti e mute. Polizia di New York! Non muoverti! L'ira funesta dei miei fantasmi mi aveva abbandonato. Sotto di me New York scintillava come diamanti su velluto nero. Ti hai fatto fare un bel po' di straordinario. Portalo alla centrale. Hai sentito, Jordi? C'era Woden in mezzo alla folla che stava dietro al cordone. Non sarebbe finita fino a quando lui non avrebbe detto basta, ma avrebbe detto le parole giuste, ne ero certo, era meglio per lui. Woden sorrise soddisfatto, era un sorriso di vittoria. E lo condividevamo entrambi.